chi ha lanciato la prima bomba atomica nel mondo di Fallout, o per meglio dire chi ha dato inizio al bombardamento reciproco che ha posto fine all'umanità il 23 ottobre del 2077? Stati Uniti, Cina, Unione Sovietica, Enclave, Voltec o alieni? Beh, procediamo con calma. Credo che questa, più di molte altre, sia una delle domande che noi tutti appassionati di Fallout ci siamo sempre chiesti. In questo video cercheremo proprio di analizzare tutte le informazioni che abbiamo a disposizione per risalire al vero colpevole, cioè a chi effettivamente ha dato inizio all'apocalisse atomica. Quindi credo che a tutti interessi arrivare alla fine del video e scoprire la verità. Ma prima ti chiedo di iscriverti al canale e di attivare la campanella delle notifiche per supportare il mio lavoro e per tenerti sempre aggiornato sulle ultime novità di Fallout. Per scoprire la vera storia della fine del mondo in Fallout e risalire al vero colpevole, possiamo e dobbiamo prendere in considerazione diverse fonti. I documenti, ovvero le note e gli olonastri presenti su terminali, all'interno di edifici o nei libri, nei diversi titoli di Fallout, i dialoghi degli stessi personaggi nei diversi titoli, l'opinione e le indicazioni forniteci direttamente dagli sviluppatori, meglio se appartenenti ai primi Fallout, ovvero quelli che io definisco i padri fondatori di Fallout, attraverso cioè interviste e testi scritti direttamente da loro, come ad esempio la Bibbia di Fallout. Ma andiamo con ordine partendo dalla documentazione che riusciremo a ritrovare nei diversi titoli, passando poi alle testimonianze dei diversi NPC per capire dettagliatamente chi sganciò veramente per primo le bombe atomiche in Fallout. A mezzanotte di un 23 ottobre qualunque, il comando della flotta del Pacifico degli Stati Uniti riportò avvistamenti di 3 veicoli subacquei non identificati al largo della costa della California. Alle ore 3:37 del mattino, l'aeronautica militare degli Stati Uniti avvistò uno squadrone di aerei, probabilmente cinesi, ad alta quota sopra lo stretto di Bering. Alle ore 9:13, il sistema integrato di rilevamento nucleare segnalò 4 lanci di missili balistici e 4 minuti dopo, alle 9:17 del mattino, il NORAD confermò la presenza dei missili in volo. Poco dopo, alle 9:26 del mattino, il presidente degli Stati Uniti d'America autorizzò l'attivazione del sistema missilistico di difesa nazionale, nome in codice MX-CN-91, ovvero il lancio dell'intero arsenale nucleare americano verso la fonte di provenienza dei missili. Non tutti i missili nucleari americani partirono però, tanto che se visiteremo Fort Constantine in Fallout 3 troveremo ancora dei codici di lancio all'interno di una cassaforte. I codici di lancio facevano parte del protocollo di lancio denominato Minuteman 11, realizzati solo per un loro utilizzo nell'ipotetico scenario di una guerra totale con la Cina o con altre potenze nucleari, ovvero quello che in codice era appunto chiamato protocollo MX-CN-91, risposta nucleare ICBM. Non si trattava di semplici bombe atomiche sganciate da un velivolo militare, come ad esempio quelle utilizzate su Hiroshima e Nagasaki, ma di missili balistici intercontinentali, tecnologia sofisticata utilizzata solo in caso di difesa, pronta a colpire obiettivi distanti più di 5.000 km dal suolo americano. La difesa definitiva, la mutua distruzione assicurata, o per meglio dire il contrattacco che in poche nazioni al mondo possedevano e che la stessa Cina forse non conosceva appieno del suo nemico numero uno. Ma andiamo con ordine. Una volta ottenuti questi codici di comando, potremo anche noi, in Fallout 3, lanciare i rimanenti missili contro la Cina, bersaglio già acquisito e registrato nei terminali di Fort Constantine, dunque nemico e obiettivo numero uno degli Stati Uniti d'America, a discapito dell'ormai dimenticata e decaduta Unione Sovietica. Fortunatamente, se proveremo a lanciarli, il sistema ci segnalerà un errore nell'acquisizione del bersaglio, forse a causa di una manomissione, oppure, come immagino, simbolo dell'impossibilità di colpire il bersaglio già nuclearizzato in precedenza dai missili già partiti. Sia qui che all'interno del terminale della Switchboard in Fallout 4, base segreta militare, scoveremo solo il registro di alcuni missili, una piccola parte di essi dislocati su tutto il territorio statunitense. In Fallout New Vegas, a Black Mountain, apprenderemo dai registri qui presenti che gli operatori dediti alle comunicazioni satellitari avevano notato qualcosa di insolito già nei giorni o nelle settimane precedenti, e potremo intuirlo dai registri che ritroveremo in gioco. Registro numero 672. Stiamo rilevando molta attività dalla rete satellitare della Cina.
La tensione è piuttosto alta là. Frank sta parlando di mettere in sicurezza un luogo in uno di quei vault, per se stesso e per la sua famiglia. E quando non si è presentato ieri al lavoro, credo che tutti sapevamo dove era andato. Registro numero 674. Oh mio Dio, sta accadendo davvero. Abbiamo indicazioni nel consiglio di lanci che avvengono ovunque. Devono aver lanciato tutto ciò che avevano e noi non li abbiamo fermati. Il computer dice che abbiamo 2 minuti prima che cada il primo missile. Pur non conoscendo le date esatte della scrittura di questi due registri, possiamo affermare con certezza che il registro numero 674 sia stato scritto nella mattinata del 23 ottobre del 2077, mentre i registri successivi vennero scritti subito dopo il lancio delle bombe, e l'ultimo diversi anni e decenni dopo il lancio, quando il supermutante di nome Marcus si trasferì qui, disfandosi dei corpi ritrovati, ormai senza vita, a causa delle radiazioni. Da queste poche informazioni possiamo già ricostruire un piccolo quadro della situazione. La Cina aveva un arsenale atomico pronto per essere lanciato sugli Stati Uniti. Non conoscevano le sofisticate tecnologie americane di difesa semiautomatica alle bombe e dunque hanno colpito pensando di cogliere di sorpresa gli Stati Uniti, preparandosi per settimane e giorni. E, a pensarci bene, ha senso. La Cina era la massima esperta nella tecnologia stealth, tanto che gli stessi americani, per progettare lo Stealth Boy, copiarono spudoratamente la tecnologia delle tute mimetiche cinesi rinvenute dai cadaveri sul campo di battaglia in Alaska. Una dimostrazione di ciò ce la fornirà anche Fallout 4. In particolare, apprenderemo informazioni interessanti proprio dagli appunti della base sotterranea della Switchboard, secondo cui i cinesi avrebbero colpito dai cieli, ma non solo. Essi possedevano anche flotte di sottomarini stealth nucleari, le stesse in realtà scovate dal comando della flotta del Pacifico degli Stati Uniti, il primo a riportare avvistamenti di 3 veicoli subacquei non identificati al largo della costa della California. Essi però non si trovavano solo sulle coste occidentali americane, ma anche su quelle orientali, ovvero atlantiche. In particolare, un sottomarino nucleare sarà proprio quello situato al largo della costa di Boston, in Fallout 4, ovvero lo Yangtze della Marina cinese, comandato dal capitano Zhao, ancora in vita e diventato un ghoul, sopravvissuto in isolamento per ben 200 anni. Lo Yangtze dunque doveva essere uno dei molti sottomarini della Cina che gli Stati Uniti non conoscevano nemmeno, e le parole di Zhao ci fanno ben comprendere quanto la pericolosità e l'infiltrazione delle forze strategiche e delle spie cinesi fosse ormai abbondante negli Stati Uniti. E infatti nell'ultimo capitolo, in Fallout 76, potremo scoprire la presenza massiccia di una squadra di agenti segreti cinesi presenti nel sottosuolo dell'Appalachia, intenti inizialmente a studiare la pericolosità dei silos nucleari automatizzati presenti nel territorio montano e cercando poi di scovare il misterioso Vault 79, al cui interno erano presenti le preziose riserve auree americane. Tornando però sempre su Fallout 4, quando esploriamo più a fondo il sottomarino, troveremo la sala di lancio dei missili. In questa stanza troveremo ancora una testata nucleare attiva, forse non lanciata a causa di un errore del sistema, mentre le altre 5 sembra che siano state effettivamente lanciate con successo dal sottomarino. Dunque non abbiamo solo notizie e fonti ritrovabili in un unico titolo, ma diverse e provenienti da più capitoli di Fallout relativi alle bombe che sarebbero state identificate dai sistemi americani nei confronti appunto della Cina. La Cina non era affatto una potenza debole e ne abbiamo dimostrazioni proprio perché abbiamo poche notizie sul numero dei suoi missili nucleari. I calcoli della Cina infatti non erano errati, ed anzi Zhao afferma di aver lanciato i suoi missili e di essere stato anche in viaggio verso il ritorno in Cina quando è incappato in una mina americana e il suo sottomarino è sprofondato. Dunque gli Stati Uniti vennero effettivamente presi alla sprovvista dalla tecnologia stealth cinese, che però sottovalutò la risposta americana, realizzata non con sottomarini o aerei, ma con missili intercontinentali, forse però meno precisi delle controparti cinesi. Per questo fu molto difficile per gli Stati Uniti intercettare e conteggiare gran parte delle truppe, dei sottomarini e degli stessi missili atomici in possesso della Cina. Ma approfondendo un po' di più la questione, quanti altri sottomarini erano pronti al lancio contro l'America? Molti potrebbero aver mancato i loro obiettivi, oppure al contrario, i cinesi potrebbero averne effettuati persino di più di quelli che conosciamo, dopo che l'infrastruttura di comunicazione radar americana venne disabilitata o distrutta dai primi bombardamenti, come ad esempio accadde al sito di Black Mountain.
troviamo poche testimonianze che specificano i dettagli che potrebbero esserci utili per scoprire il vero colpevole della devastazione nucleare del 2077, ma una delle più interessanti che disponiamo proviene proprio dal fondatore della Confraternita d'Acciaio, il militare Roger Maxon del primo capitolo di Fallout. Durante l'esplorazione della base militare di Mariposa troveremo il diario segreto di Roger Maxon, nel quale appuntava tutto ciò che conosceva sulla guerra, ma non solo. Era stato inviato in quella base, sorvegliata dalle forze armate degli Stati Uniti, per proteggere gli scienziati del governo prebellico che erano al lavoro su un esperimento di massima sicurezza. Egli infatti scoprì che gli scienziati stavano lavorando al VEF, il virus a evoluzione forzata, di cui abbiamo parlato già in un precedente video e che ti invito ad andare a visionare. Per evitare di dilungarci troppo, in sostanza, il VEF serviva inizialmente a combattere malattie e epidemie che si erano diffuse negli anni, come ad esempio la nuova piaga a Denver, ma il risultato fu più che superato dagli scienziati, i quali iniziarono a rendere i soggetti in prova dei veri e propri supersoldati da impiegare al fronte. Maxon scoprì l'effetto devastante del VEF sulle cavie umane e tale scoperta lo disgustò talmente tanto che sequestrò e uccise uno ad uno tutti gli scienziati nella base prima dell'apocalisse atomica. Un'annotazione nel suo diario datata 23 ottobre, conservata in copia anche negli archivi della cittadella di Fallout 3, afferma: «Non riesco a credere che quei bastardi alla fine l'abbiano fatto. Spero che vadano tutti all'inferno. Hanno finalmente sganciato le bombe atomiche. Stavamo cercando di tirare fuori la vera storia a Von Felden quando abbiamo completamente perso il contatto. Credo che il centro ricerche sia stato colpito duramente, non so perché, me lo sento. Mi sembra inconcepibile che non fossimo tra gli obiettivi. So che la Cina rimedierà presto a questo errore. Fortunatamente abbiamo trasferito le nostre famiglie all'interno dell'edificio l'altro ieri. Non sappiamo ancora se le radiazioni hanno raggiunto questa zona». Mentre Roger Maxon interrogava e giustiziava gli scienziati nella base militare di Mariposa, le bombe caddero. Dunque non abbiamo solo report militari top secret o telegiornali che ci indicano lo sgancio delle bombe cinesi per prime, ma anche la testimonianza di Zhao e di Roger Maxon. Le stesse voci nei terminali della switchboard in Fallout 4 sono altrettanto chiare. Il presidente americano, ormai rifugiatosi sulla piattaforma petrolifera dell'enclave, autorizzò la risposta MX-CN-91 alle 9:26 del mattino, 9 minuti dopo che l'aviazione e il sistema di rilevamento radar di Black Mountain confermarono la presenza di missili diretti sul suolo statunitense. Si tratta di una teoria definitiva? Beh, ci arriveremo con calma. Infatti ogni registro analizzato in questo video presenta un linguaggio a dir poco vago. Roger Maxon si riferisce ad un generico loro, così come il terminale su Black Mountain non afferma chiaramente che sono stati i cinesi nero su bianco, o anzi verde su nero per essere più precisi. Troviamo in effetti solo segnalazioni di lanci probabili e missili in volo, ma non ci viene spiegato da dove provenissero quei lanci, come se tutto fosse dato per scontato. E questa incertezza di fondo non ha fatto altro che alimentare nel tempo tante teorie dei fan, che a seconda delle prove rinvenute hanno ipotizzato scenari e origini diverse dei missili. E in effetti, alla fine, solo e unicamente la Cina avrebbe voluto e potuto colpire gli Stati Uniti, giusto? Oppure no? Molti fan sostengono e hanno sostenuto negli anni svariate teorie, come ad esempio che furono gli alieni zetani a lanciare la prima bomba atomica che diede il via allo scambio nucleare reciproco. Esplorando la nave madre Zeta in Fallout 3, potremmo ritrovare in effetti una registrazione audio abbastanza disturbata, in cui un prigioniero americano, esponente del governo, viene torturato dai rapitori e confesserà la verità. La nostra difesa consiste di 3 battaglioni di fanteria di luce, 34 pezzi di artiglieria da campo, 108 veicoli blindati e 42 aerei. Abbiamo ICBM-38 sempre pronti all'attacco su ordine della Casa Bianca. I codici per attivare la sequenza di lancio sono... Ma io non posso. Fuori dalla mia mente! I codici... sono... No! Non posso tradire! La mia testa! Non posso! Non lo farò! Da questa interessante registrazione apprendiamo che gli Stati Uniti avevano circa 38 ICBM sempre in stato di allerta e pronti al fuoco. È possibile che essi ne avessero molti di più in realtà,
Ma questi erano solo quelli considerati sempre attivi e pronti al lancio. Potrebbero quindi averne avuti molti di più come riserva. Inoltre è possibile che il militare rapito o l'agente segreto in questione parlasse non dell'intera potenza delle forze armate americane, ma di quella di una specifica base, in quanto non credo che in totale gli Stati Uniti abbiano avuto solo 34 pezzi di artiglieria da campo, 108 blindati e solo 42 aerei. E non sappiamo neanche se gli alieni siano riusciti o meno ad ottenere i codici di lancio nucleari, ma perché proprio gli alieni avrebbero voluto scatenare un'apocalisse nucleare sulla Terra? Beh, gli alieni, da quel che sappiamo, in Fallout hanno chiaramente monitorato il nostro pianeta per centinaia di anni, dato che ritroveremo prigionieri di diverse epoche storiche sulla nave Madre Zeta. Possibile quindi che la specie umana sia stata utilizzata dagli alieni zetani come semplice esperimento scientifico? Possibile che abbiano ottenuto i codici di lancio e scatenato il conflitto solo per vedere cosa ne sarebbe stato dell'umanità? Certo, tuttavia, usare i codici di lancio dalla loro nave madre nello spazio era in realtà praticamente impossibile, proprio perché a Fort Constantine era necessario avere fisicamente con sé i codici di lancio e attivarli da terminali specifici. E dunque, seppur questa teoria degli alieni sia interessante, la vedo in realtà molto poco realizzabile. In tantissimi altri invece affermano che sia stata proprio la stessa Voltec americana a sganciare le bombe, e questa teoria proviene da diverse fonti ritrovate in gioco, ma non è secondo me così solida. In Fallout 4, quando incontriamo il rappresentante della Voltec, sembra anticipare in modo profetico e leggermente minaccioso la fine del mondo. Siamo qui per lei, signore, per aiutarla a proteggere il suo futuro. Vede, la Voltec è la principale costruttrice di avanzati rifugi antiatomici. Di Volt, diciamo. Abitazioni di lusso per sfuggire agli orrori della devastazione nucleare. Non so se l'ha notato, signore, ma questo paese è diretto verso la rovina. Perdoni il mio linguaggio, ma il grosso boom è inevitabile, temo. E arriverà prima di quanto lei creda, se capisce che cosa intendo. Egli sta in realtà ammettendo di sapere quando le bombe cadranno? Forse, ma in realtà credo che si tratti più che altro di una semplice frase fatta, e a dimostrazione che egli non era un pezzo grosso dell'azienda è il fatto che non gli venne neanche permesso di entrare nel Vault 111 in Fallout 4. Un'altra teoria spiega la fine del mondo con la bomba atomica che ritroveremo a Megaton, secondo la quale sarebbe l'unica bomba inesplosa e su di essa ritroveremo proprio il logo della Voltec. E dunque questo basterebbe a far capire che sia stata questa grande azienda a colpire per prima. Ma la Voltec, ragazzi, era un'enorme multinazionale e avrebbe voluto prendere le decisioni più redditizie per preservare la società e i suoi profitti presenti e futuri. Apprendiamo dal presentatore delle notizie all'inizio del gioco che il valore delle azioni della Voltec continua a salire mentre le tensioni con la Cina raggiungono il loro massimo storico. Passiamo all'economia. Azioni della Voltec in costante crescita grazie all'infiammarsi delle tensioni con la Cina. Con il mondo sull'orlo di una guerra, la Voltec sta registrando un picco nelle prenotazioni dei Volt di tutto il paese. La Voltec ha annunciato l'estensione della sua promozione Benvenuti a casa. Sono ancora disponibili dei posti nei Volt 81, 111 e 114. Dal debutto del Volt 76, in onore del tricentenario d'America, la Voltec continua a espandersi, mirando a raggiungere 100 Volt in tutto il paese. La Voltec sta chiaramente spingendo molto forte per costruire i suoi Vault, ovvero i rifugi antiatomici sotterranei, a venditori porta a porta che predicano disastri e sciagure solo per attirare le persone nei loro Vault, e potrebbe essere che la Voltec in realtà abbia involontariamente causato la fine del mondo. Forse pensavano di poter utilizzare i loro contatti militari per lanciare alcuni missili, distruggere piccole città, e che questo sarebbe stato sufficiente a far spaventare tutti quanti, a tal punto da farli correre nel Vault e acquistare dunque un rifugio al loro interno. Ma d'altra parte, con questa argomentazione possiamo anche spiegare perché la Voltec non avrebbe mai voluto distruggere il mondo. Dopotutto, stavano già guadagnando enormi profitti. I Vault si stavano riempendo in tutta l'America e forse anche in altre parti del mondo, e le loro azioni continuavano a salire. Perché dunque avrebbero voluto mettere a rischio tutto ciò a discapito invece di una crescita continua
della loro multinazionale? Inoltre, il logo che ritroveremo sulla bomba di Megaton non è esattamente quello della Voltec. E comunque, anche ammesso che lo sia, gli alti dirigenti e funzionari della Voltec sarebbero stati così intelligenti da metterlo in mostra, esponendosi ad un rischio così grande di essere scoperti qualora avessero voluto agire di nascosto? E poi, per quale motivo? Un'altra teoria interessante, che però si lega più al mondo fantascientifico, è che le bombe siano partite da un'intelligenza artificiale, in particolare da PAM, acronimo per Predictive Analytic Machine. Si tratta infatti di una sofisticata intelligenza artificiale collegata a un Assaultron modificato e ritrovabile presso il quartier generale dei Railroad in Fallout 4 attorno al 2287. Ma questa teoria si basa sulla tendenza a collegare Fallout, ad esempio, a libri, giochi e film per quanto riguarda lo sviluppo della sua trama, e uno degli esempi più evidenti di ciò è che quando si gioca a Fallout 2 troveremo un supercomputer autocosciente chiamato Skynet, e Skynet non è altro che il nome dell'intelligenza artificiale impazzita nella serie Terminator, e Fallout ha incluso questo nome come una sorta di easter egg per i fan di questo film. Nella serie Terminator, infatti, Skynet ha dichiarato guerra all'umanità nell'interesse della sua autodifesa, dopo che essa ha cominciato a preoccuparsi che le intelligenze artificiali potessero diventare troppo potenti. E in effetti lo Skynet che troviamo in Fallout 2 è un robot incredibilmente pericoloso, che possiamo trasformare in un compagno, ma che è altrettanto probabile che ci uccida. E naturalmente Skynet non è l'unica intelligenza artificiale autocosciente nell'universo di Fallout, e ne ritroveremo diverse altre in altri titoli. Anche in Fallout 2 troveremo un supercomputer autocosciente nella base della confraternita d'acciaio chiamato Ace, e parlando con lui scopriremo non solo che è autocosciente, ma anche che è depresso perché si sente incredibilmente solo. Affermerà infatti che molte intelligenze artificiali diventano depresse e a volte addirittura tendono al suicidio, mentre altre si annoiano così tanto da creare situazioni estreme nel mondo esterno solo per soddisfare il loro divertimento. E infatti non escluderà la possibilità che in molti credano che la colpa sia proprio dei supercomputer intelligenti se il mondo è stato nuclearizzato e l'umanità distrutta. Dunque questa potrebbe essere un'altra grande conferma di tale teoria, e le bombe sarebbero dunque state lanciate da un'intelligenza artificiale annoiata e depressa, ma parliamoci chiaro, sarebbe veramente una teoria assurda e un po' banale, a mio avviso, per una saga di tale importanza. Tornando invece ad analizzare PAM, sappiamo che l'agenzia di intelligence della difesa americana la inserì appunto in un corpo mobile, ed è questo che la rende diversa da tutti gli altri supercomputer autocoscienti. Troviamo delle trascrizioni degli scienziati che lavoravano alla sua intelligenza artificiale e che risalgono a molti anni prima della guerra. Molti scienziati, infatti, affermeranno di non credere a quello che stanno facendo, e sulla base di alcune domande, PAM affermerà che le probabilità che lo stato di allerta massima aumenti in questi mesi sia del 12%, e per aumentare la stabilità globale sarà necessario adottare un insieme diversificato di strategie dettagliate. Dunque PAM era un'IA autocosciente prima che le bombe fossero sganciate, ma potrebbe aver preso lei la decisione di lanciare i missili contro la Cina? Beh, difficile ma non impossibile, perché in una di queste trascrizioni un ufficiale chiederà a PAM conferma sul fatto che la Cina abbia dei sottomarini stealth schierati vicino alle coste americane, ma PAM non gli darà una risposta diretta, perché non avrà a disposizione dati e non vorrà commettere errori di calcolo. Dunque si trattava sì di un supercomputer, ma non voleva spingersi troppo oltre i propri calcoli. Ed inoltre, per quali motivi avrebbe dovuto causare l'apocalisse atomica? Sappiamo che non amava le variabili sconosciute. Spesso ci dà risposte vaghe e non concrete, perché non potrà prevedere le cause prodotte appunto dalla variabile umana. E forse per questo PAM voleva annientare l'umanità, ovvero per rendere le variabili da decodificare semplicemente più prevedibili, il che le avrebbe permesso di svolgere il suo compito principale in modo molto più affidabile. Tuttavia, bisogna ricordare che in primo luogo PAM era una macchina analitica predittiva e il suo compito era prevedere i movimenti cinesi, non creare delle controffensive in maniera autonoma. E sappiamo bene che per lanciare i missili, stesso discorso degli alieni zetani, PAM avrebbe dovuto possedere i codici di lancio nucleare o comunque essere collegata a una rete che era a sua volta connessa a un terminale con quegli stessi codici di lancio, come noteremo appunto a Fort Constantine, e non abbiamo traccia di suoi movimenti in luoghi così distanti tra loro prima della guerra.
pur essendo stata comunque inserita all'interno di un corpo mobile, a differenza appunto di tutti gli altri supercomputer fissi. Dunque PAM, seppur inserita in un corpo mobile, disconnessa da qualsiasi rete missilistica, era stata progettata per uno scopo completamente diverso, e seppur si tratti questa di una teoria veramente molto affascinante, beh, siamo sulla strada sbagliata per individuare il vero colpevole. E allora, dove stiamo andando a parare? Chi ha veramente lanciato per primo le bombe in quel fatidico 23 ottobre del 2077? Arriviamo ora alle testimonianze più importanti all'interno del video, e dunque è di fondamentale importanza sapere che se non sei iscritto al canale e non hai attivato le notifiche non potrai vedere altri video come questo sulla storia di Fallout, quindi non aspettare, iscriviti subito e attiva la campanella delle notifiche prima che sia troppo tardi. E ora, dunque, le testimonianze di cui parlo provengono proprio da coloro che a inizio video ho definito proprio i padri fondatori di Fallout. Secondo la Bibbia di Fallout, scritta da Chris Avellone, uno dei primi sviluppatori del gioco, nessuno sa chi ha lanciato per primo le bombe atomiche, e non si sa nemmeno se le bombe provenissero dalla Cina o dagli Stati Uniti. Per Chris Avellone, infatti, non era davvero importante conoscere questi dettagli. Gli abitanti delle terre desolate non sanno chi abbia iniziato o chi abbia vinto. Non si può capire perché non sono mai vissuti in quel periodo. Tutto è andato distrutto, e non importa chi abbia vinto o chi abbia iniziato. Una risposta a suo modo molto intelligente che ci fa comprendere quanto in realtà l'obiettivo del gioco fosse un altro, cioè vivere, esplorare e ricostruire nel presente. Tuttavia, ultimamente hanno destato molte curiosità le frasi di un altro padre fondatore di Fallout, ovvero Tim Cain, che, devo dire la verità, non mi aspettavo affatto. Durante un'intervista estesa, il game designer ha finalmente rivelato la sua verità dietro questa domanda, e la risposta è stata, come abbiamo precedentemente analizzato, che fu effettivamente la Cina la prima potenza ad utilizzare le bombe atomiche, confermando così la nostra ipotesi iniziale, ottenuta dall'analisi dei diversi documenti nei terminali di Fort Constantine, nello switchboard in Fallout 4 e soprattutto analizzando anche i testi di Roger Maxon oppure le discussioni fatte con il capitano Zhao, facendo eclissare una volta per tutte le altre teorie dei fan, alcune più assurde di altre, che abbiamo elencato precedentemente. Dunque, secondo le parole di Tim Cain, il motivo per cui siamo stati nuclearizzati, intendendo appunto gli Stati Uniti d'America, è stato perché l'uso delle armi biologiche era considerato illegale e la Cina aveva scoperto che gli Stati Uniti stavano segretamente conducendo esperimenti con il virus a evoluzione forzata. La Cina ci ha richiesto di porre fine a questa attività, dice Tim Cain, e sebbene abbiamo apparentemente accettato, in realtà abbiamo continuato a perseguire i nostri scopi. Tutto ciò che abbiamo fatto è stato un proseguimento di quegli stessi esperimenti. Fermi tutti, ma il VEF? Ma se i supermutanti non erano ancora stati impiegati sul campo di battaglia e la guerra non era scoppiata per la penuria di petrolio nel mondo, tanto che la Cina invase l'Alaska proprio perché lì erano situate le ultime riserve petrolifere? Ok, calmiamoci e facciamo un passo indietro, riavvolgiamo il nastro per capire meglio. All'interno del video abbiamo affermato che la creazione del virus VEF, reo di aver modificato il DNA umano e di avere così creato dei superuomini da combattimento, era inizialmente sorto per combattere una malattia, la nuova piaga, sorta negli Stati Uniti d'America e che fece mettere in quarantena diverse città del paese per mesi e mesi attorno all'anno 2050. La diffusione di questa malattia non venne mai svelata, eppure si sospetta che si sia trattato di un'epidemia non naturale, ma bensì artificiale. Fonti e testimonianze nel mondo di Fallout ci parlano infatti di una lotta segreta combattuta tra agenti segreti cinesi e americani per il possesso di alcune fiale di un virus segreto a cui stavano lavorando gli americani e che, una volta diffuso in città, a Denver in particolare, causò l'epidemia. Questo evento viene menzionato dal supercomputer Zax nel primo capitolo di Fallout e anche in Fallout Tactics. Nel 2053 compare la nuova piaga, trasmessa socialmente uccidendo decine di migliaia di persone. Gli Stati Uniti chiudono le proprie frontiere e dichiarano la prima quarantena nazionale della storia. L'origine della piaga è sconosciuta, ma persistono voci che si tratti di un'arma geneticamente modificata. Si legge, infatti, in Fallout tra i dati del supercomputer Zax, creato in realtà appositamente per effettuare ricerche contro tale epidemia. Dunque, da ciò capiamo subito un dettaglio importante che si lega al discorso fatto proprio da Tim Cain. Gli Stati Uniti stavano sperimentando da prima del VEF
sulle armi biologiche e la Cina ne era a conoscenza. E dettaglio ancora più intrigante che ci farà capire subito perché abbiamo così poche informazioni sul vero colpevole delle bombe e perché si siano create così tante teorie è che la stragrande maggioranza delle informazioni su questa malattia e sull'uso di armi biologiche provengono proprio da un titolo cancellato di Fallout, la cui trama però è ancora in parte canonica, perché è stata riproposta a più riprese in Fallout New Vegas, in Fallout 3 e anche in qualche titolo successivo. Sì, stiamo parlando del mastodontico progetto chiamato Fallout Van Buren, che Tim Kaine conosceva benissimo. Secondo le informazioni presenti nella trama di Van Buren, il virus della nuova piaga era in realtà un progetto militare top secret americano denominato Limit 115. Si tratta di un'arma biologica geneticamente modificata, sviluppata dagli scienziati che lavoravano sotto l'egida dei gruppi di potere, che avrebbero poi successivamente formato l'enclave. L'obiettivo era utilizzarlo proprio contro la Cina, per sterilizzare ampie porzioni della sua popolazione e indebolire le forze nemiche sul campo di battaglia. Gli agenti segreti cinesi, infiltrati sul territorio americano, avevano intuito questa minaccia fin dalla metà del XXI secolo e fu così che il virus fu rilasciato involontariamente nella società nell'anno 2053, quando un gruppo di spie cinesi si scontrò con i servizi segreti americani per il possesso dei campioni del virus. Le spie nemiche però furono uccise proprio nella città di Denver durante la loro fuga e i contenitori dei campioni furono danneggiati. Poiché furono colpiti e distrutti in un'area pubblica altamente frequentata, il virus riuscì a infettare un gran numero di persone in pochissimo tempo e questo fatto portò a una diffusa epidemia che uccise in pochi giorni circa 20.000 cittadini in tutti gli Stati Uniti, con epicentro a Denver, Boulder e Colorado Springs, l'area in cui sarebbe stato poi ambientato il futuro Van Buren. La natura virulenta della piaga ricordava infatti la peste medievale e la rapidità con cui si diffuse portarono alla prima quarantena nazionale del paese e alla chiusura delle frontiere, mentre decine di migliaia di persone morirono senza neanche rendersene conto. Dunque, per questo nel 2055 la Westec iniziò a sviluppare una cura per il virus. Tuttavia, nonostante le estese misure di quarantena e la ricerca, non fu sviluppata alcuna cura in tempi brevi. Entro il 2063 la nuova piaga infatti continuava a diffondersi in tutto il paese, alimentando la paranoia nazionale e le proteste antigovernative. Il governo infatti sfruttò la crescente paranoia per scoraggiare le manifestazioni, alimentare il sentimento anticomunista e incoraggiare la segnalazione alle forze governative di elementi sospetti. La Westec non riuscì alla fine a sviluppare una cura definitiva alla malattia, ma invece nel 2073 il governo contrattò con l'azienda per sviluppare un virione immune a ogni tipo di malattia, a suo modo di dire, in risposta all'aggressivo utilizzo di armi biologiche da parte della Cina sul fronte dell'Alaska, ma anche per curare tutti da questa nuova piaga. Anche se senza successo, il progetto denominato PVP, cioè Pan Immunity Virion Project, avrebbe gettato le basi per lo sviluppo del virus a evoluzione forzata, ovvero la base per la creazione dei supermutanti. Tuttavia, la ricerca sul virus VEF trapelò proprio attorno al 2077, portando a proteste diffuse in tutti gli Stati Uniti e facendo sospettare molti cittadini che fosse proprio il governo il responsabile della nuova piaga fin dall'inizio. Dunque, come sostenuto dallo stesso Tim Kaine, c'è una base di verità in tutto questo, e anzi c'è molto di più. VEF, Nuova Piaga e Apocalisse Atomica sono in realtà strettamente connesse tra di loro. I cinesi avevano intuito che la potenza americana non era e non sarebbe stata in futuro legata alle armature atomiche o a Liberty Prime e nemmeno ai combustibili fossili che sarebbero presto o tardi terminati anche loro, come lo erano in tutto il resto del mondo. La guerra non scoppiò quindi solo e unicamente per la richiesta di petrolio da parte della Cina e neanche per il semplice rifiuto americano di venderlo all'estero. Si trattava di una semplice scusa politica per mettere gli uni contro gli altri, americani patriottici contro il nemico odiato da sempre, i comunisti cinesi. Le ragioni dello sgancio delle bombe e della guerra in Alaska erano in realtà molto più complesse e avevano una sola grande spiegazione: le armi biologiche. E in fin dei conti ha tutto senso. Erano state scoperte nuove tecnologie e fonti di carburante alternative al petrolio, l'energia nucleare su tutte, ma anche le celle a ultracite, e dunque il petrolio apparteneva più al passato che al presente. Il futuro invece era incerto, perché basato su un qualcosa di ancora non scoperto e non testato del tutto, che spaventava gli altri stati, in particolare i nemici degli Stati Uniti.
la modifica del genoma umano e la creazione di superuomini in perfetto stile totalitario, attraverso ricerche che sia Stati Uniti che Cina stavano portando avanti da anni, se non decenni. La WesTech infatti venne fondata attorno al 2002 in Fallout e dunque già da lì iniziò a sperimentare sulle armi biologiche. Qualcosa però nell'uso di armi biologiche in Cina andò storto. La ricerca forse non funzionò come dovette, i soldati cinesi persero terreno sul campo di combattimento e i soldati americani con le loro armature atomiche avanzarono sempre più, fino a superare lo stretto di Bering e approdare in Kamchatka. Inoltre, nonostante l'epidemia, gli Stati Uniti erano pronti al prossimo passo in battaglia, un passo che la Cina non avrebbe mai permesso perché sarebbe stata veramente la fine. L'uso dei supersoldati, cioè quelli che noi tutti oggi conosciamo come supermutanti, per far capitolare una volta per tutte il nemico odiato da sempre. Di fronte al ripiegamento militare e alla perdita di terreno che continuava giorno dopo giorno, alla carenza di materie prime e carburante, e a tale enorme minaccia dettata dall'uso sempre più intenso da parte del governo americano delle armi biologiche, come appunto il VEF, senza alternative valide e applicabili nel breve termine, ecco spiegata la motivazione che spinse la Cina a colpire per prima il 23 ottobre del 2077. La Cina infatti non aveva un'idea chiarissima del sistema top secret di difesa americano basato proprio sul lancio di missili balistici intercontinentali, ma furbamente voleva colpire per prima perché si sentiva ormai accerchiata. E dal momento che le sue spie non erano riuscite a impedire la sperimentazione di armi biologiche anni prima, con la cosiddetta lotta tra i servizi segreti cinesi e quelli americani per impossessarsi del virus Limit 115, l'unica soluzione era appunto quella nucleare. Non sappiamo quante bombe caddero sul suolo statunitense. In Fallout New Vegas si parla di 77 testate atomiche scagliate su Vegas, molte delle quali deviate dal sistema di difesa di Mr. House. 13 testate atomiche caddero sulla città di Salt Lake City, eliminando ogni sua forma di vita. Boston venne quasi totalmente devastata dalla bomba atomica che formerà in seguito il cratere del Mare Splendente a sud. In Appalachia il sistema difensivo automatizzato nucleare non si attiverà e la base principale della WesTech in California venne obliterata totalmente e gran parte del liquido VEF fuoriuscirà dalla base mutando animali e persone. Notizie di bombe atomiche e detonazioni proverranno poi anche da Washington, New York, Philadelphia e Los Angeles. La Cina aveva colpito molti dei suoi obiettivi strategici in pochi minuti, dando effettivamente parecchio filo da torcere agli Stati Uniti, i quali riuscirono a rispondere all'attacco, ma non sappiamo con quante bombe atomiche e dunque anche con quale efficacia contro il nemico cinese. Devo dire che ho finalmente compreso come sono andate le cose e penso che avvicinarci più di così alla verità sia molto difficile. Abbiamo analizzato tantissimi aspetti, fonti, documenti, citazioni, teorie e testimonianze degli stessi creatori, ma credo di poter affermare con certezza che, verità o meno, non esista in realtà un vero e proprio responsabile. Ebbene sì, perché seppur la Cina abbia premuto per prima il pulsante dell'autodistruzione, il mondo non è finito a causa sua. La colpa va infatti condivisa tra tutte quante le potenze. Fu dapprima il Commonwealth europeo a invadere e devastare il Medio Oriente, che a sua volta non volle più vendere petrolio a basso costo all'Occidente. Fu la fuoriuscita dalle Nazioni Unite di tutti gli stati mondiali a causare il collasso iniziale della civiltà. Furono gli esperimenti avanzati sulle armi biologiche e sui virus degli Stati Uniti a portare la Cina all'esasperazione, in aggiunta all'egoismo per la lotta ai combustibili fossili rimanenti. Insomma, come vedete, le dinamiche in gioco sono molto più complesse e dare la colpa a una sola fazione, su Fallout così come nella vita reale, non solo è sbagliato, ma è anche dannoso a lungo andare. Non esiste un mondo di buoni e di cattivi. Tutte le società pensano di compiere azioni giuste per se stesse e per la propria tutela, e puntare il dito senza inquadrare il problema non fa altro che farci sprofondare sempre più nel baratro dell'arroganza e della guerra. E forse aveva ragione proprio Chris Avellone quando affermava che non ha importanza chi abbia o meno cominciato la guerra in Fallout, perché quel che questa saga vuole insegnarci è comprendere cosa è stato da una prospettiva futura. In Fallout non esistono macchine del tempo, perché semplicemente non si può più tornare indietro per risolvere i problemi, ma solo e soltanto andare avanti, ricostruendo la società e migliorandola per quel che possiamo. Così l'obiettivo dell'abitante del Vault 13, del primo Fallout, non sarà capire chi ha lanciato le bombe o perché il mondo sia collassato, ma risolvere i problemi del suo presente, affrontando il maestro e i supermutanti.
L'obiettivo del tribale di Fallout 2 sarà salvare la sua gente dall'enclave, quello del vagabondo solitario di Fallout 3 sarà far tornare acqua pulita in tutto il mondo e via dicendo. L'enorme saga di Fallout è dunque sia storia che soprattutto attualità e ci insegna a metterci in gioco, non solo per noi stessi, ma anche e soprattutto per gli altri. Perché la guerra è sinonimo solo e soltanto di egoismo, arroganza e meschinità. E perché la guerra, nel nostro mondo, così come in quello di Fallout, non cambia mai. Bene ragazzi, grazie per avermi seguito in questo lunghissimo video, spero che vi sia piaciuto, spero di avervi chiarito qualche informazione che magari non sapevate o che comunque vi era sfuggita. Abbiamo analizzato tante teorie sullo scoppio della guerra e soprattutto le ultime dichiarazioni di uno dei padri fondatori di Fallout. E dunque, se il video ti è piaciuto, io ti invito, come al solito, a lasciare un like di incoraggiamento, a condividerlo con tutti gli interessati e a iscriverti al canale, ovviamente attivando anche la campanella delle notifiche, che non può mai mancare, per restare aggiornato su tutti i futuri video di Fallout e non solo. Un caro saluto e a presto, caro abitante del Vault.